Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti espresso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo. Eccoci. Ciao, eccoci qua. Bentornato. Ogni tanto adesso abbiamo anche Lorenzo Volpi sul podcast delle notizie, giovane, fresco, sempre preparato, non un vecchio barbogio come noi, quindi... Tornerà settimana prossima, se ci sono già i fans che ci scrivono, qui ci alterniamo un po' tutti... per dare un po' anche di diversità al podcast, che è importante la diversità, no Paolo, nel 2020. Un po' di inclusività, dai, ci sta. Spazio anche alla gioventù, specialmente quando si tratta di lavorare, sempre a favore dei giovani che lavorano. Esatto, gratis. Purtroppo in Italia già lo fanno spesso. Purtroppo, esatto. Ma quella è un'altra storia. Ok, prima notizia di oggi, Buffett aveva ragione. Strano, di solito non succede mai. È diventato uno degli uomini più ricchi del pianeta, anche dopo che sta dando in beneficenza miliardi. Buffett aveva parlato qualche settimana fa, ne avevamo ripreso la notizia in un podcast, che il sistema bancario statunitense era ancora un po' scricchiolante e ci sarebbero potuti essere ancora dei fallimenti. Profetico, una settimana dopo... è fallita First Republic Bank. Era una banca che non se la passava già benissimo, l'avevamo già citata in vecchi podcast come una potenziale, papabile banca che potesse ancora fallire, un'altra banca regionale statunitense, comunque abbastanza grossa. Mm-hmm. In questo caso la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un misto, mettiamola così, dei risultati che sono stati dati dalla trimestrale di First Republic Bank con la reazione avuta dal mercato. Ci sono state diverse notizie all'interno di questa trimestrale. Quella che aveva preoccupato un po' di più gli investitori era che c'era stato un deflusso di 100 miliardi in termini di depositi a seguito del fallimento di Silicon Valley Bank. Quindi cosa era successo? Di fatto tanti piccoli, più o meno piccoli o grandi correntisti avevano visto la situazione con Silicon Valley Bank, avevano visto il titolo di First Republic Bank sui giornali, e hanno deciso di togliere questi soldi per andarli a mettere su altre banche. Quali? Non si sa, perché dovremmo andare a chiederglielo, ma è estremamente probabile che, visti i risultati delle trimestrali delle altre banche un po' più grosse, tra cui JP Morgan, che è stata quella che di fatto è intervenuta poi per salvare First Republic Bank, siano andati nelle banche più grosse. Quindi JP Morgan, Bank of America e così via. In questo tipo di situazione c'è stata anche un po' una di quelle classiche crisi di fiducia, i risultati comunque non erano eccezionali e il prezzo dell'azione continuava a scendere. Ad un certo punto il Fondo di Tutela Interbancario ha deciso di intervenire per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente e di fatto ha preso il controllo di First Republic Bank. In quel momento però una delle cose che il fondo ha realizzato è che non poteva utilizzare esattamente lo stesso trattamento che aveva riservato a Silicon Valley Bank. Come mai? In quel caso era stata una procedura di emergenza fallita il venerdì, per il lunedì era tutto a posto, tra virgolette, e per questa situazione di emergenza e di velocità non si era riusciti a trovare nessun compratore, non si era riusciti a strutturare, diciamo così, una sorta di accordo che potesse far contenta qualche banca. Perché qual è il problema? Quando c'è una banca di questo tipo, ne avevamo anche parlato nei podcast precedenti, che quasi si può definire zombie, è paradossalmente più facile continuare a foraggiarla e lasciare andare avanti fino a che la situazione non si sistema che andarla a comprare, perché nell'andarla a comprare rischi di portarti a casa come banca degli asset tossici, magari dei mutui che non ti vengono più ripagati piuttosto che hanno un tasso incredibilmente basso e tu magari per qualche ragione strana non lo sapevi, vabbè, questo è un caso un po' più improbabile, però comunque degli asset che di fatto si rivelano molto più piccoli rispetto a quelli che sono e finiscono per essere un danno sul tuo bilancio, perché tu ti eri aspettato come banca di portarti a casa 100 miliardi di asset e ne trovi 10 o peggio ancora ti trovi degli asset che di fatto si vanno a mangiare la tua liquidità, un po' come era successo nel 2007-2008 quando erano esplosi tutti questi derivati relativi al mondo dell'immobiliare, questi mutui cartolarizzati avevano distrutto l'attivo di un sacco di banche. Se bisogna fare le operazioni in modo molto veloce su una banca che è fallita, il rischio che ci siano in pancia degli asset di questo tipo è grosso.
Quindi nessuna banca, nel caso di Silicon Valley Bank, aveva voluto fare degli accordi dicendo no, non vogliamo toccare questa roba perché non sappiamo cos'è. In questo caso invece è intervenuta JP Morgan, che comunque, anche vista la trimestrale, ha avuto dei risultati abbastanza incoraggianti e rimane una realtà tra le più solide in America per quanto riguarda il mondo bancario, però ha detto ok, non voglio acquistare tutto a scatola chiusa, mi servono delle garanzie che posso fare una due diligence dopo, posso andare a vedere effettivamente cosa ho comprato e togliere dall'affare dei pezzi, chiamiamoli così, più tossici della banca. E di fatto, siccome la situazione era comunque di emergenza, il risultato finale è stato una sorta di affarone per JP Morgan, che senza entrare troppo nel tecnico si è comprata un sacco di asset a un prezzo interessante e in più si è comprata dei, diciamo così, anche delle passività che però sono comunque dei depositi. Quindi ti compri dei correntisti che su un bilancio contabile sono delle passività, ma di fatto sono dei nuovi clienti a cui puoi andare a vendere tutti i tuoi servizi, la tua roba. Quindi anche lì non chiamarle passività forse è scorretto, lasciando fuori però dall'affare tutti gli elementi un po' più dubbi. Quindi un buon affare, una di quelle situazioni incredibili in cui Simon, il CEO di Simon, Simon, non mi ricordo mai come si pronuncia. Diamond, quello che chiama. Cioè un quasi omonimo CEO di una società rate americana, Diamond. Il CEO di JP Morgan rientra un po' nelle orme del suo predecessore, perché anni e anni fa, quando c'era stata la crisi del 29, era stato Jean-Pierre Morgan, che è il fondatore di JP Morgan, a effettivamente tenere in piedi tutto. 100 anni dopo arriva lui e non solo fa un buon affare per la sua banca, ma di fatto si porta a casa anche un po' la fama di essere un mezzo salvatore dell'America. Adesso è un po' poco chiaro come si evolverà la situazione, perché tante altre banche regionali che sono quotate stanno andando sotto pressione, però non si capisce, cioè bisogna sempre vederle caso per caso, i bilanci delle banche sono comunque complesse, e sembra più una reazione di panico dovuta al fatto ok, sono fallite due banche, fino a un mese fa pensavo non ne fallisse neanche una, quali altre banche potrebbero essere le prossime? Sembra esserci più panico che un qualcosa di effettivamente basato su dati reali. Il problema, se vogliamo chiamarlo così, è che nel mondo bancario il panico può trasformarsi facilmente in un qualcosa di reale, perché se scattano delle altre corse agli sportelli, in questo caso corse a cliccare per tirare fuori i soldi da banche regionali, il rischio che diventino sempre meno patrimonializzate e meno solide è grosso. Quindi è un po' una situazione che in America è ancora abbastanza delicata, nonostante tutto. Sì. Cosa ne dici, diciamo, tu, che è successo? Sono cose che sono sempre successe, cioè nel senso, da quando esistono le banche, questo panico, queste corse agli sportelli, adesso oggi la corsa agli sportelli la vediamo come bonifici che vengono che vengono fatti per trasferire liquidità da una parte all'altra, e all'epoca invece nel 1890... Un secondo, mi era venuto un dubbio atroce, devo chiedere scusa in tempo reale, perché JP non sta per Jean-Pierre, ma Jean-Pierre Pont Morgan. Certo. Sì. In francese, però se qualcuno ci scrive no, si chiamava così, avete ragione. Sì, okay, sì. Scusa Paolo, poi puoi. Sì, sì, no, il riferimento comunque sì, era riferito alla crisi bancaria del 1896, lì dove il tesoro degli Stati Uniti effettivamente era in difficoltà, intervenne JP Morgan per salvare in parte, ma anche lì vedi panico, cioè sono corsi e ricorsi storici. Ecco, oggi c'è questa problematica che con queste funzioni di bonifici istantanei, in cui ovviamente puoi trasferire delle somme in America, cioè puoi trasferire letteralmente milioni di dollari in un giorno da un conto all'altro, allora è chiaro che in una situazione di questo tipo si va in difficoltà. Non è che spariscono dei soldi, oddio, spariscono, perché comunque per quanto riguarda la First Republic Bank o altre banche, comunque gli azionisti, obbligazionisti e compagnia cantante sono stati azzerati, cioè dato quelli di quelli sono soldi proprio bruciati. Però per quanto riguarda i correntisti, poi si passa da spostare i soldi da una banca all'altra. Questo, diciamo, anche in questo caso, ecco, ho fatto bene a citarlo, i correntisti ancora una volta se la sono cavata, anche se avevano dei conti con disponibilità superiori a quelle che sono quelle garantite dal fondo di tutela interbancario americano FDIC, sopra i 250 mila dollari,
comunque sono stati protetti perché? Perché JP Morgan di fatto si è impegnata a dire: va bene, questi sono debiti che noi ci assumiamo e sulle famose passività viste prima, a posto così. Quindi è già un 2 su 2 dove i correntisti se la sono cavata. Ma ci mancherebbe pure, Lore. A parte che il governo americano, che comunque è un po' il panico, l'hanno creato anche loro, perché comunque le ore delle responsabilità ce l'hanno. Tu, la prima dichiarazione che dovevi fare era chiaramente che comunque dovevi stare dietro ai depositi. Invece sono stati un po' così fumosi, ma stiamo scherzando? Cioè, voglio dire, attenzione a questa cosa qui. Altro che grande depressione del 29, se instilli il dubbio che i depositanti non sono protetti. No, no, sono protetti come? Cosa vuol dire? Allora un'azienda che deposita i soldi lì, cioè l'economia mondiale, cioè, hanno almeno 30 di PIL, quindi quello adesso ci hanno messo una pezza. È chiaro che ieri, ad esempio, il panico si è espanso, si è a macchia d'olio, perché ad esempio c'è una banca, ci sono due o tre banche regionali che sto seguendo, che ieri hanno preso bot d'Orbi, una di queste è PacWest, e qui fondamentalmente sta succedendo che stanno spostando tutti i soldi verso le banche più grandi. Bastonato anche le banche più grandi, tipo Bank of America e compagnia cantante, perché chiaramente adesso colpisce tutto il settore, quindi buttano via tutto. Ci vedo comunque di tutta questa storia, che non so se a questo punto, perché sai, uno a pensare male poi ci azzecca, però sai, si inizia a parlare, oddio, non è che si inizia a parlare, c'è questo discorso della valuta digitale ormai in atto da tempo. Tu chiaramente per mettere in atto un sistema di questo tipo hai bisogno comunque non di un sistema bancario frammentato, ma di 4-5 attori che tengono su tutto il sistema. Ti viene il sospetto che sia stata fatta apposta questa roba qui per dare un grandissimo potere alle banche, alle grandi, a quelle 4-5 istituzioni finanziarie che sono lì, perché così qui hanno intenzione di mettere su un sistema. A me il dubbio mi viene, perché comunque se tu poi vai a vedere questa cosa causerà? Causerà il fatto che le persone, le aziende sposteranno i soldi dalle piccole banche alle grandi. Quindi le piccole Era già banche, un non trend dico in che... atto, tra l'altro, e cioè, per appunto, quindi... paradosso, pure noi da certi punti di vista, non dico che aiutiamo, però anche quando parliamo della scelta di una banca in Italia, diciamo, sceglietevi una banca solida, ben patrimonializzata, grande, se andate sulle banche piccole un rischio in più. Credo che il mondo della finanza sia un po' portato alla naturale consolidazione. Se ci pensi, anche un business come quello delle assicurazioni, cioè vorresti mai assicurarti con un'assicurazione piccina che poi se Esatto, capita davvero sì. un tornado, basta, non riescono più a pagare la gente e i soldi quando ti servono tu non li hai, mezzo disastro. Una società che emette ETF piuttosto che fondi di investimento falliscono perché non hanno i soldi. I soldi dei investiti ritornano comunque, per carità, ma sei obbligato a vendere in un momento in cui non vuoi. Cioè, è un po', forse il denaro è una di quelle cose che si presta davvero a essere accumulato, a essere concentrato, che piaccia o meno. Non so se però poi a questo punto ci possono essere un po' quelle strutture che dici tu, Paolo, di oligopoli in cui fanno un po' davvero il bello e il cattivo tempo e. Infatti, a me continua a venire il dubbio che delle volte forse, boh, una roba. Non so se neanche se chiamarla pubblica, perché ho visto disastri anche per quanto riguarda un certo tipo di istituzioni che sono completamente pubbliche, però non. È una di quelle cose dove non riesco a vedere quale potrebbe essere una buona soluzione, onestamente. Però è una frammentazione troppo elevata del settore bancario, c'è il rischio che poi saltano tutte queste piccole banche a catena una dietro l'altra quando arriva la prima ondata di panico e sono casini. Console di tutto, si crea un cartello, fanno quello che vogliono e il Sì, c'è consumatore si un... trova un cetriolo in quel posto. Non so, riesco a Aspetta. vedere quale potrebbe essere un buon compromesso qui dentro. Quello che diciamo, io quello che dico è che quando scoprono queste cose qui, non è che scoprono... Ora, può esserci una componente di casualità, però sono veramente cose troppo grosse per dire, boh, così vediamo. C'è un qualcosa che collega tutto, anche quel discorso di Apple del conto corrente remunerato. Non è un caso che l'abbia... Oh, parliamone che era una promosso notizia in che. questo periodo, è un caso secondo te? Cioè, questi sapevano qualcosa, adesso con la crisi bancaria te ne esci col conto corrente remunerato al 4 e passa. C'è un qualche tipo di collante che unisce tutta questa roba qui, lì Lì dicono che sono potrebbe stati essere cattivi. forse solo un po' di acume, chiamiamolo così, lato business di Tim Cook, piuttosto che di chi ha preso questa decisione in Apple, che ha detto: ok, è un periodo in cui la fiducia nelle banche è al minimo storico.
le banche tendono a non remunerare in modo soddisfacente i correntisti che prestano i loro soldi, che quindi devono mettersi a cercare soluzioni come ETF, fondi monetari, piuttosto che andare sulle banche di internet, tutto questo tipo di situazioni, offriamoci come alternativa. Perché? Perché siamo una piattaforma che gode della fiducia delle persone che ci ha comprato. La fanbase di Apple è notoriamente anche fastidiosa, lo dico da possessore di iPhone e di Mac, ogni tanto boh, sono un po'... non so come spiegarlo, ma sono quelle classiche comunità che hanno quasi qualcosa di religioso, non so come dirlo meglio di così, che devono proprio venire a rompere i coglioni se non rispetti quelle che sono le loro idee, che il Mac è il prodotto più bello del mondo. Boh, vabbè. E quindi... Crollo delle vendite di computer da parte dell'Apple. Se l'iPhone mi scrive un assegno e mi manda l'iPhone nuovo, prometto che ne parlerò solo bene. Ed è subito la fine della mia indipendenza. Così. Esatto. Però l'iPhone nuovo, dai, vale la pena. Comunque hanno pensato di monetizzare questo tipo di fiducia e di brand che hanno dal consumatore, facendo anche un accordo, non con gli ultimi arrivati, con Goldman Sachs. E una cosa interessante, infatti avevamo una notizia di aggiornamento da questo punto di vista, diamola ora, il deposito al 4,15%, vabbè, lordo ovviamente come rendimento annuale offerto da Apple in partnership con Goldman Sachs, ha raccolto $1 miliardo in 4 giorni. Quindi mi sembra chiaro che ci sia della domanda latente per quanto riguarda questo tipo di prodotti. E la cosa più interessante è che non si capisce bene come hanno fatto, ma Goldman Sachs stessa offre un conto simile, tra l'altro con un nome strano, non so come mai l'hanno chiamato Marcus, boh, cioè, potevano chiamarlo Carlo a questo punto, non lo so, e offre il 3,90%. Ah, Quindi è un conto offerto da Goldman Sachs che offre però un interesse minore. E quello che si sta un po' chiedendo la gente, Apple e Goldman Sachs non hanno risposto, è vabbè, ma quindi questo extra 0,20 extra, cioè chi lo va a mettere, dove siete andati a prenderlo, come non si sa. Però è una cosa molto molto interessante, perché di solito quando si utilizzano questi tipi di conti deposito, piuttosto che CD come li chiamano in America, si utilizzano un po' come prodotto di front-end, che in gergo tecnico è un modo per dire attiriamo delle persone nel nostro ambiente, in questo caso boh, potrebbe essere un ambiente bancario, così poi entrano e gli vendiamo tutte le peggio cose che abbiamo da vendergli. Quello che farà JP Morgan probabilmente con i correntisti di First Republic Bank. Ma qui è diverso però, perché in Apple non devi attirare nessuno, cioè se uno ha un iPhone è già dentro nel sistema Apple. Quindi non riesco bene a vedere quale sia l'endgame qui di hai capito? È qualche per quello passo che... successivo, un ulteriore passo per tenere le persone legate a Apple. Non so, è interessante. Tu cosa ne O pensi? oppure qualcosa che c'entra col controllo, perché se controlli i soldi, controlli le persone. Cioè tu le persone controlli tramite i soldi. Allora, vedi che si parla di sistema di credito, del credito sociale come in Cina, cioè tutto quello. Cioè comunque c'è un qualcosa che collega tutti questi fattori. Allora, se tu poi vai tutto in digitale, moneta digitale, i soldi cartacei non ci sono più, passi a un sistema di questo tipo, c'è una grandissima limitazione della libertà delle persone. Perché teoricamente tu uno, cioè, con un click tu sparisci dalla faccia della terra perché c'hai i soldi bloccati, non puoi pagare le cose. Quindi non lo so se si va verso un sistema cinese, però stai sicuro che se è successa sta cosa Perché non mi c'è un sembra anche un qualcosa motivo. che venga incoraggiato dagli stati, sembra più un'iniziativa di Apple qui, perché anche Facebook aveva qualcosa, sì, si potevano mandare i soldi via WhatsApp agli amici, avevano tentato di fare la loro criptovaluta tempo fa, Sì. prima Libra, poi hanno cambiato nome, poi hanno detto no, non la facciamo più, facciamo il metaverso, poi hanno smesso di fare anche quello. Però non lo so, Però sai, onestamente nel caso di Apple non mi sembra quello, più che altro perché non lo so, non vedo quale può essere il seguito. Forse è davvero solo che si sono fatti due conti e hanno detto è un'operazione, sai forse cosa può essere? Ci sto pensando adesso un po' ad alta voce. È paradossale, per carità. Però qualcuno si legge questa notizia e fa: ah, quindi se mi compro un prodotto Apple, anch'io posso avere accesso a questo tipo di condizioni. Allora vanno a comprarsi l'iPad o l'iPhone, magari persone comunque già con un certo tipo di disponibilità economiche che prima non l'avevano mai fatto, e entrano nel sistema di Apple, si fanno il loro conto, rimangono lì almeno un anno, nel frattempo magari si vanno a comprare altra roba, non lo so. Ah boh, sarà vabbè. interessante vedere se ha un seguito fondamentalmente questo tipo di iniziativa.
Di fatto, se tu fai acquisti con l'Apple Card, che è la loro carta di credito, che però possono richiedere solo i clienti Apple, hai il cashback su quella carta. È quel cashback che prendi che ti ritorna indietro un 5-10%, quello che è, un 2%, adesso dipende un po' dal prodotto, poi puoi metterlo in questo conto al 4%. Quindi può esserci Vedi, anche un è rischio. Loro sempre un po' portano. la classica filosofia di Apple di integrare, di tenerti dentro. Esatto, Ragioni che quindi più può piace essere. così tanto a Buffett. Può essere che sia solo questo, noi senza uno non è che vuole avere dei sospetti, però sai, Sai anche il cos'è, Paolo? Per timing. intanto sembra che sia solo Apple, perché non ho sentito di grosse mosse da parte di Samsung, che vabbè, ha i suoi problemi con i chip, quindi forse no. Non ce la fa, però boh, anche che ne so, Google, che comunque ha un po' il dispositivo concorrente sui telefoni Android. Sì, hanno Google Pay, Sì. no? Cioè, ti lasciano mettere la Sì, carta però. di una, però non, come Apple Pay erano cose che esistevano già. È comunque una corsa ad accaparrarsi la liquidità, perché se tu pensi che la liquidità comunque a livello mondiale sta calando, finché ci sarà questo processo di aumento dei tassi da parte delle banche centrali, un po' di credit crunch, un po' di economia a rallentamento, recessione, roba così, c'è questa corsa. E forse può essere che sia solo questo, cioè che Può effettivamente essere, sì. qui, Cioè, qua, infatti avevo quando. visto dei grafici che avevano fatto vedere come M2, che vabbè, senza entrare troppo nel tecnico, è una delle masse monetarie, uno dei modi di valutare la Aggregato moneta monetario. in circolazione a livello statunitense, era, ecco, il grafico che avevo visto. Per la prima volta dopo 20 anni era in negativo, c'è stata una contrazione della quantità di moneta. Per E carità, quindi. cioè, si vede un picco enorme nel periodo 2020, che è quello del Covid, quindi. E già negli altri anni era comunque un po' sempre in costante crescendo. Però il fatto che sia per il primo anno in contrazione, dopo che per anni e anni e anni è cresciuta, è una sorta di cambiamento del sistema economico che porta determinate società a comportarsi in modo diverso. Anche, vabbè, notizia italiana di questi giorni, Fineco che ha mandato una mail a tutti i suoi clienti dicendo: vi ricordate quando vi avevamo detto che se avevate più di 100.000 euro di liquidità sul conto vi potevamo Non vi chiudere i conti ed erano volevamo, cazzi vostri? No, non vi tutto permesso, volevamo. ragazzi, scherzavamo, a posto così. Scherzavamo. Adesso va bene, anche se avete 1.000 euro, metteteli da noi. Questo è un campanello Cioè, d'allarme enorme, perciò dicono ti la fa clausola è capire. rimasta, ma abbiamo deciso che non chiuderemo più i conti per questo tipo di ragione. Beh, grazie, adesso che ci sono i tassi al 2, ci credo che vuoi più liquidità Certo, possibile. voglio più liquidità, oppure lo puoi vedere anche come indicatore di quello che si aspettano sull'economia. Perché credibilità, dico, sì, hanno paura di un effetto tipo quello americano, perché magari uno si rende conto che qui sul conto corrente mi danno zero, mentre i BTP mi danno il 3-4%, perché dovrei essere così idiota da lasciare i soldi a zero. Quindi o questi tirano su i rendimenti sui depositi, altrimenti uno fa come fa in America, però forse a livello italiano non lo fanno. Oppure può essere un'indicazione di un Già adesso, se uno si rallentamento. va a prendere titoli di Stato europei ben diversificati, ne abbiamo parlato ai Cazzo. nostri clienti Plannix, uno degli sponsor del podcast, il nostro prodotto di pianificazione finanziaria, abbiamo rilasciato un aggiornamento recentemente. Ci sono degli ETF cosiddetti monetari, che però di fatto vanno a investire in titoli di Stato europei a breve o brevissima scadenza, quindi vuol dire Ah, un sì. anno massimo, di solito molto, molto meno. Infatti, alcuni che abbiamo trovato hanno anche una scadenza, boh, 2 o 3 mesi. E già questi ETF offrono chiamiamolo così, rendimento da dividendo, anche se non è corretto al 100%, però vi è la cedola, capiamoci, del 2,20%. Per una roba che fino a 2 anni fa ti davano un calcio nel culo e ti dicevano: ci devi ridare indietro anche dei soldi. Quindi sono veramente cambiati i tempi da questo punto di vista. Cioè, l'inflazione morde ancora, sono usciti dei dati ancora alta, addirittura cresciuta leggermente mese su mese, purtroppo. Però la liquidità adesso fa molto più comodo, nonostante tutto, perché almeno un piccolo interesse può darlo. Ah sì, tu guarda anche alcuni broker, anche Interactive Broker, per dire se tu adesso apri il conto ti danno il 4% e rotti per cento. Quindi si è scatenata, che è tutto a favore del consumatore questo qui, del risparmiatore che in questi 10 anni di QE e tassi negativi è stato bastonato fondamentalmente perché Mamma mia. venivi punito del fatto che avevi i soldi in banca. E allora che cazzo è questo discorso qui? È un sistema al contrario. Vabbè, lì poi tu lo potevi dire, allora, però investendoli quei soldi poi li guadagnavi 10 volte, però comunque al di là di questo si è arrivata a una fase in cui c'erano i tassi negativi, c'è una distorsione Sì. assurda. Però c'è la guerra adesso effettivamente ad accaparrarsi la liquidità di aziende e famiglie e può essere un vantaggio, vediamo a chi offre di più e vedrai che ci saranno miliardi di
di euro e di dollari di soldi spostati da una parte all'altra. Sulle banche italiane non l'ho ancora visto partire per quanto riguarda conti deposito. Stanno timidamente riducendo i costi di alcune tipologie di conto, che purtroppo quella è una cosa che secondo me dovrebbero azzerare. Io lo ripeto sempre, sarebbero 2 mesi che lo vado dicendo durante i podcast, con i tassi al 2 non ha senso far pagare la gente i conti correnti. È una vergogna. Però forse c'è un po' anche quella paura che, vista la situazione in America, ci sia qualcosa di scricchiolante anche in Europa, anche se le condizioni non sembrano esserci. Perché? Perché i tassi europei sono saliti, sì, ma meno di quelli americani, quindi anche gli eventuali passivi che le banche si trovano in portafoglio per essersi comprati titoli di Stato europei a lunga scadenza non sono grossi come quelli americani. Tendono ad essere un pochino più prudenti, hanno già cominciato ad essere più prudenti. Se uno va a vedere i dati in Europa, quello che sta succedendo è che le banche stanno un po' chiudendo i rubinetti. Stanno alzando i tassi di interesse a cui sono disposti a concedere mutui, finanziamenti e compagnia cantante, ma al tempo stesso sono più severe quando devono andare a chiedere un po' garanzie. È finito, quello un po' più caso italiano, è finito un po' l'effetto del bonus 110, non ci sono più soldi che piovono neanche lì. Anche adesso quindi c'è molta più attenzione anche per quanto riguarda finanziamenti per operazioni immobiliari, che siano acquisti piuttosto che ristrutturazioni, chiamiamoli un po' come vogliamo. Quindi le banche europee sono un po' più alla finestra e sono diventate un po' più prudenti rispetto a quello che erano prima. Storicamente le banche europee tendono a essere un po' più prudenti di quelle americane, e tutto questo per dire che tutto il casino che sta succedendo di là finora non sembra ancora essere in una situazione in cui si possa propagare anche all'Europa. Poi vabbè, il tempo dirà se questa affermazione invecchierà male o meno, ma per dirne una, anche quando c'è stato il fallimento di First Republic Bank, quindi non piacevole, e tante altre banche regionali adesso sono sotto pressione, come diceva giustamente Paolo, a livello di volatilità generale comunque non si vedono questi grossi scossoni. Cioè il VIX, l'indice che misura la volatilità, si è mosso un po', ma non ben lontano dai livelli del primo fallimento di First Republic Bank, piuttosto che i livelli fuori di testa che si erano avuti durante i periodi come quelli del Covid, primo mese. Quindi è una situazione che sembra che in qualche modo sia stata digerita dai mercati, che in qualche modo, non dico che se l'aspettassero, ma dicono, vabbè, te l'ha detto pure Buffett, ne salterà ancora qualcuno. Però fino a che c'è questo tipo di intervento da parte di grossi attori come JP Morgan, piuttosto che altre banche, piuttosto che la Fed che fa da garante su determinati depositi, o più che quello su che fa prestatore di ultima istanza, il Fondo di Tutela Interbancario Americano, l'FDIC, che in qualche modo ci mette una pezza, ce la dovremmo comunque cavare. Mm-hmm. Sì, poi Tra l'altro, a livello di dinamica di mercati, non a caso, visto che forse ne avevamo parlato in un podcast, tutta questa esplosione delle opzioni zero dei Tiesti, cazzo di opzioni che scadono a fine giornata, col fatto che c'è un uso smodato ormai di queste opzioni da parte anche degli istituzionali del retail, hanno pensato bene di introdurre un nuovo indice che riflette meglio la paura e la volatilità sul mercato. Infatti vedrai che Sì, il CBOE ha fatto, si chiama VIX-1D, è un nuovo indice della volatilità che riflette meglio la volatilità sul breve. Vedrai che il VIX piano piano verrà abbandonato, perché non riflette più effettivamente, cioè 30 giorni, quello riflette la volatilità intrinseca delle opzioni sull'S&P 500 a 30 giorni, sì, però a 30 giorni è un'era geologica oggi per chi fa trading sul mercato, quindi hanno introdotto questo nuovo indice di volatilità per dirti come le condizioni anche di mercato cambiano. Qui poi è sul breve, ma in generale il settore finanziario, che poi mi fa sempre sorridere quel discorso lì del... che poi mi ricollego, che poi c'entra anche in parte al discorso che certe volte sul gruppo Wikileaks esce, e cioè dell'investimento passivo totale, cioè compro qualche ETF, lo metto lì e non lo tocco per i 10-15 anni. Ma 10-15 anni cosa? Questi, il mondo della finanza cambia. Adesso è successo questo, domani succederà anche quest'altro. Anche se uno non fa il trader, ma è un investitore di lungo, comunque degli adattamenti, Ogni, non dico che devi stare lì tutti i giorni, ma le cose cambiano nel mondo finanziario, quindi ci sarà modo e ci sarà bisognerà mettere mano anche al portafoglio di lungo. Uno non è che può pensare, tengo lì 10-15 anni, ho comprato quei due ETF, va bene,
No, ci saranno dei bilanciamenti da fare, ci saranno anche delle sostituzioni magari da fare. Questa è una cosa molto importante, Lore, perché uno poi pensa, hai capito, posso lì, prendo l'MSCI World, faccio il pack lì sopra e sono a posto. Cambia, il mondo finanziario cambia, evolve, quindi vedrai che ci saranno delle modifiche da fare, anche a quello che uno pensava, no, ma quello sta lì per 20 anni e raddoppio il capitale, raddoppio il capitale proprio. Infatti noi già all'interno di Plannix, come dicevi giustamente tu Paolo, proponiamo dei ribilanciamenti, diciamo almeno una volta all'anno bisogna andare a vedere che cazzo è successo nei vostri portafogli. Cioè, cos'è? Anche Stai senza lì. scomodare i mercati con tutti i casini che succedono e continueranno a succedere, cioè più si allunga il periodo di investimento più ci si espone a casini inevitabilmente oltre che alla volatilità positiva. Però, cioè, se uno eredita dei soldi, se uno vince il Superenalotto, se uno decide di comprare casa, cioè, sono delle robe grosse che vanno a influenzare pesantemente la situazione finanziaria di una persona e non tenerne conto in un piano di investimenti è un suicidio di fatto. Cioè, bisogna mettersi lì un attimo e dire anche okay, ho ricevuto i soldi in più, come li vado ad investire? Per quali obiettivi voglio dare la precedenza? È successo qualcosa? Sono gli obiettivi intermedi? È un po', secondo me, la classica situazione dove c'era la storiella, quella del Buddha, che arrivava il tizio che era convinto che Dio esistesse e chiedeva a Buddha, ma Dio esiste? Buddha fa, no, no, non esiste, questo se ne va pensieroso. E poi arriva un ateo e fa, Buddha, ma Dio esiste? E fa, certo che esiste, questo se ne va pure pensieroso. E il discepolo gli dice, ma come mai hai detto a due persone una roba diversa se ti hanno fatto la stessa domanda? E lui risponde, perché era quello che avevano bisogno di sentirsi dire per continuare a fare la ricerca. Ho l'impressione che con gli investimenti sia la stessa cosa. Ci sono i trader, quelli che vorrebbero fare 30 operazioni al secondo, che hanno bisogno di sentirsi dire no, non toccate un cazzo per i prossimi 10 anni, va bene così, basta, fermi, muti, vi bacchetto sulle mani se fate un click. E quelli che invece sono partiti proprio convinti, sì, mi faccio 10-15 anni di PAC e poi ci penso quando ho 50 anni, che invece devono mettersi un attimo e dire però ogni tanto è meglio che ci dia un'occhiata. Bisogna. Ci sono due messaggi opposti, però perché le personalità e i modi di operare sui mercati sono opposti e c'è bisogno di avere un pochino dall'uno o dell'altro, senza Ah, portarli agli estremi. sì. È un tema importante questo qui, quindi non è che le cose rimangono immutate nella vita, ma soprattutto sui mercati, quindi insomma ne vedremo delle belle da questo punto di vista. Vediamo un po', sì. Dai, e ecco, Abbiamo la poi una terza cosa. ultima notizia da dare relativa all'inflazione. L'abbiamo un po' accennata, sta un po' risalendo in Europa, comunque ci si aspettava che rallentasse di più. Non... E ci sono un po' gli economisti che hanno questa faccia sorpresa, cioè, specialmente per la situazione italiana, la Pikachu Face si chiama su Reddit, che c'è questo Pikachu sorpreso, oh, cosa sta succedendo? Perché dicono, ma com'è possibile che i salari comunque non sono aumentati granché, ad esempio in Italia? Purtroppo, Ad come sono esempio, parlato da 30 anni, ad esempio. ma quella no, non è un'altra storia, è sempre la stessa storia. Ma quando è arrivata la botta di inflazione nel 2022, hanno detto: no, no, adesso no, mi raccomando, c'erano state anche personalità importanti che avevano detto: non aumentiamo i salari perché altrimenti si scatena una spirale inflazionistica e non ne usciamo più fuori. Anche boh, uno che fa l'operaio sente: ma non sono tanto convinto, però vabbè. Un anno dopo, anch'io non sono tanto convinto, non voglio dire che gli operai siano una categoria, non ero tanto convinto neanche io, però vabbè. Un anno dopo l'inflazione è ancora a livelli altissimi, nonostante i salari siano al palo, e a questo punto agli economisti viene il dubbio che questa inflazione non Ma sia causata guarda. o sostenuta dall'aumento del costo del lavoro, che è il modo tecnico per definire i salari barra stipendi. Dico, vabbè, grazie. Cioè. Sono resi conto, no, forse si sono resi conto con solo 2 anni di ritardo come in USA che l'inflazione è generata dai profitti che hanno fatto le aziende che comunque stanno mantenendo i prezzi ultra alti nonostante le materie prime siano scese del 40-50%. Tra l'altro, sì, vedevo i dati che il prezzo del legno è tornato ai livelli sotto il 2020. Vi ricordate quando abbiamo parlato? Sì, il legno, l'investimento del millennio che tutti volevano rifarsi casa. Ecco, adesso è sceso ai livelli prima che partisse tutto sto casino. Ma se andate a farvi un preventivo per qualche lavoro in casa che coinvolge del legno, non è che vi fanno pagare tanto di meno. Cioè, si sono gonfiati, cioè in Italia poi col bonus 110 stendiamo un velo pietoso su lavori relativi all'immobiliare, ma si sono gonfiati i prezzi e nel momento in cui le materie prime, il prezzo delle materie prime, gas e quant'altro si è contratto, il resto di fatto entra in tasca nelle aziende. Non voglio fare l'anticapitalista, anzi da un certo punto di vista potrei dire da investitore sono contento perché quelle dinamiche solite di cui avevamo parlato, che le
aziende o le azioni, meglio, sono uno scudo contro l'inflazione, Ah molto buono, è per questo, perché buttano i prezzi, aumentano i prezzi, scaricano l'inflazione sul consumatore, a posto così si portano a casa dei guadagni. Non riescono a farlo tutte, dicevamo, ma quelli che riescono di fatto sono un buono scudo contro l'inflazione. Pare che invece a questo giro, vuoi un po' per le politiche monetarie, tutte le combinazioni fattori degli ultimi 2 anni, molte più aziende del solito riescano a scaricare i costi sul consumatore. Quindi, cioè, è una situazione strana, per un po' il, boh, potremmo chiamarlo l'essere umano di Schrödinger, perché da un lato vieni bastonato a livello consumatore, continua tutto ad aumentare come prezzi, sei lì che ti chiedi: ma com'è possibile? Il mio stipendio magari è rimasto pure al palo. Dall'altro, però, come investitore, in teoria dovresti essere contento perché se hai investito bene in tutte le varie aziende ben diversificate, sei già che a livello di profitti, dividendi e quindi anche di aumento del prezzo dell'azione, questa dinamica ti favorisce. Quindi dipende, se sei più consumatore, è sempre una fregatura, purtroppo. Se sei più investitore, quasi puoi dire: vabbè, è un po' un problema, però comunque me la cavo più che bene perché tanto so che le aziende in cui ho investito sono quotate, stanno aumentando i prezzi, quindi va tutto bene. Però non lo so, mi sembra comunque una situazione spiacevole, soprattutto facendo un focus sull'Italia, dove con gli stipendi già al palo da 30 anni viene detto: non aumentiamoli adesso perché c'è l'inflazione, poi ciò nonostante c'è un'inflazione ancora abbastanza alta. Non lo so. Sì, no, ma l'Italia fa proprio scuola a sé, cioè scuola tra virgolette, è proprio un caso dal punto di vista degli stipendi, è un caso perso, cioè non c'è un cazzo da fare. Con i prezzi appunto che abbiamo una delle inflazioni più alte in Europa, quindi vabbè, lasciamo perdere. La Comunque sì, Polonia è questo... 14% adesso, se qualcuno Ecco. può consolarsi. Però è Beh, quindi... in discesa, dal È 16 il mese discesa. scorso, adesso è il 14. Stappo lo champagne sto giro. Sì, però se tu lo unisci con il discorso delle banche di prima, un po' di credit crunch, un po' prezzi così che, vabbè, per ora le aziende sono riuscite a scaricare sui consumatori, però inizia ad esserci un segno di stanca per ora, cioè il consumatore fino a quando può comprare? Ecco, vedi, già si iniziano a sentire, insomma, non dico che scoppia la recessione domani mattina, però in America c'è anche quel problema bancario, ma ripeto, qui in Europa non è che siamo messi meglio, perché se guardi Deutsche Bank, vabbè, che tu dici, quella lì sono 20 anni che deve scoppiare, che è quella stessa storia, chiama il lupo al lupo, non arriva mai, quella volta che arriva, Beh, dai, ci fa la strage. fideremo della Santa Germania che metterà le mani in tasca ai suoi di contribuenti per Ma salvarci. quello è grosso, quello è un bubone che secondo me manco loro ce la fanno a chiudere. Comunque, al netto di questo, in Europa abbiamo grandi problemi, altri problemi, non è che siamo immuni a quella roba lì, si è scoppiato lì in America da loro, che loro lì hanno determinate garanzie. Qui in Europa, io non so se la BCE può fare una roba di quel tipo, perché poi qui ogni Stato poi porterà l'acqua al proprio mulino e vedrai che poi quando iniziano ad esserci problemi, ognuno penserà a farsi i cazzi propri, col fatto che c'è, te lo dico io, quel discorso di comunità europea, vedi dove va a finire. Comunque, al detto di Quello già quello... durante il periodo Covid in effetti era un po'. Ma certo, ma finché si sta tutti bene, siamo tutti amici, tutti fratelli, vedrai che quando l'acqua inizia a scarseggiare, quando c'è un vecchio detto napoletano che dice quando l'acqua scarseggia la papera non galleggia, quando la papera non inizierà a galleggiare, vedrai che dopo ci si inizia ad ammazzare uno contro l'altro e dopo lì, vabbè. Dai, Comunque, al speriamo netto di di no. questo, ah, No. tanto, ma allora è una previsione facile, cioè non è che è Va una bene. previsione di Nostradamus, dire che in Europa ci sono dei problemi che se continuano così l'Unione Europea verrà cancellata da dizionari, quindi, cioè, dalle carte geografiche. Quindi è una problematica così. Abbiamo altri problemi che teoricamente, anzi non che teoricamente, che sulla carta sono molto più grandi di quelli che hanno gli americani ora. Quindi questo senza tralasciare tutto il discorso geopolitico che stanno combinando, è al netto di quello. Quindi dobbiamo guardare questo attualmente. C'è una congiuntura economica che è un po' il rallentamento, credit crunch, un po' di rallentamento economico. Se uno ha due soldini, adesso il tema dei soldi, non si può più giocare, cioè è finito il tempo del gioco. Negli ultimi 10 anni uno poteva pure farlo quel ragionamento, ah, sì, metto un po' lì sull'ETF, su quella roba lì e faccio il doppio. Adesso quella roba lì è finita, non è mai, c'è stata, ma perché comunque abbiamo vissuto una distorsione anche a livello di liquidità, di banca centrale, la cosiddetta fase dei Goldilocks, capito? Quindi anche se eri un neofita, uno all'inizio, capito? Ti leggevi qualcosina, adesso è finita quella roba lì. Ora, la sfida sarà intanto mantenere il proprio potere d'acquisto intatto, quella sarà già una sfida enorme. Da lì a guadagnare, sì, vabbè,
Comunque, se uno adesso ha i soldini, dei soldini fermi, sarà meglio che, non è non è un consiglio, è più da minaccia, cioè occupatevi seriamente delle vostre finanze personali, perché il tempo delle mele è finito. Cioè adesso non si scherza più, non si gioca più, tutte queste tensioni che comunque stiamo vedendo a livello di banche, deposito e roba, non è che è la fine, è l'inizio di un qualcosa, di un sistema economico finanziario che si andrà a evolvere, qualcos'altro probabilmente, uno di questi step dalla quale passeremo sarà il discorso delle valute digitali, perché ormai il sistema non può più andare avanti così, quindi deve cambiare. Sai cos'è forse una cosa di cui noi parlavamo, abbiamo parlato per tanti anni quando c'era l'inflazione bassa e tanti i tassi a zero, dicevamo prima o poi ci sarà un periodo di normalizzazione che però non sarà facile, sarà doloroso. Infatti, normale. È un po' quello che sta succedendo adesso. Cioè, con inflazione alta, comunque tassi alti ma non ancora alti, un potere d'acquisto che sta calando, gli stipendi che non in tutte le nazioni, anzi, cioè, in generale in tante nazioni tendono a non seguire proprio uno a uno l'inflazione, in tante nazioni, Italia inclusa, non crescono neppure. È un po' un casino, bisogna un po'... male in tempesta finanziario, bisogna cavarsela. In questo caso, però, metto la testa sotto la sabbia o non fare assolutamente nulla rischia per paradosso di essere ancora più dannoso rispetto al tentare di fare qualcosa. Cioè, a me non piace convincere le persone ad investire se non se la sentono, non sono pronte e quant'altro, però... Se nel 2019-2020 il costo di non investire non era relativamente alto, cioè c'era il costo opportunità che magari tutto saliva, quindi era un peccato perché non aumentavi i tuoi investimenti. Però nel senso l'inflazione era bassa, il tuo stipendio in qualche modo si raccavava, il tuo potere d'acquisto c'era, quindi io cosa me ne frega di investire. Oggi tutto questo è venuto a mancare, quindi forse è un buon momento per cominciare a piantare i semi e portare direi a casa qualcosa di extra. Sì, ripeto, per mantenere almeno, perché gli investimenti servono per mantenere almeno il proprio potere d'acquisto intatto. Quindi se uno ha della liquidità investita in un certo modo, si porta a casa anche, poi ci sono delle fasi in cui si porta a casa anche un guadagno in termini reali, perché oggi la sfida è guadagnare in termini reali, è una sfida enorme, che tu guadagni intanto di pareggiare l'inflazione, intanto con quello. Poi c'è il discorso dell'inflazione personale, però questo è un tema... che adesso è di fondamentale importanza. Quindi se uno ha del liquido fermo, non sa cosa fare, è finito il tempo dell'improvvisazione, non è più possibile, mi leggo due cose, mi guardo due video su YouTube e investo, ma cos'è sta roba qui? Bisogna trattare la sfera della finanza personale come una cosa seria, non un tanto al chilo, non che bastano due o tre regolette, è una cosa che quando tu hai studiato ti sembra di buon senso, vabbè sono cose facili, prima però bisogna saperle e non bisogna smettere di pensare che oggi io faccio questa cosa e rimane così intatta per i prossimi 20 anni, perché questa roba qui non esiste, mondo finanziario corre veloce, ci saranno dei altro che ribilanciamenti da fare, cioè ci saranno delle cose da fare perché ci saranno dei cambiamenti e tu non è che puoi dire vabbè il mondo finanziario è cambiato, io faccio così. Vedi anche Laura esce spesso quella domanda ad esempio sul dollaro, che adesso c'è questo discorso ogni tot è da Bretton Woods che dicono che il dollaro è finito dopo 50 anni finirà proprio sto dollaro, però anche lì cosa devo fare con gli investimenti? Il tema valutario, questa la so, rispondo io, easy, ti compri degli ETF ben diversificati a livello mondiale, così se il dollaro dovesse diventare carta da culo domani mattina e non diventerà carta da culo domani mattina, ci sarà la nuova valuta che sarà il renminbi cinese piuttosto che la lira italiana che torna ai fasti dell'epoca, che sarà la valuta più rappresentativa di quell'ETF, con l'Italia che avrà il 50% dell'ETF mondiale anziché il dollaro, perché siamo ritornati ai tempi di Dante e siamo i migliori del mondo. Però vi siete comprati l'ETF, non avete dovuto fare nulla e quello automaticamente riflesso che l'Italia è la prima potenza mondiale. Non succederà mai, però non con anche l'Italia. Lì. Sì, vedi, perché le cose comunque non calano. Allora, fino adesso, allora, anche lì, diversificare, però come? C'è sto discorso, quindi attenzione a questa cosa, ci saranno comunque delle cose che cambieranno, bisogna starci dietro, noi ci stiamo dietro, quindi anche a quelli che pensano basta, metto i soldi lì, non li tocco per 20 anni, ma come è possibile questa cosa qui? Non è più accettabile questa cosa, non è accettabile, perché uno poi, attenzione, uno poi si fa dei piani anche di lungo termine su questa roba qui, cioè uno poi parte, però io mi volevo fare la pensione, sì, ho capito, ma bisogna guardarci.
Cioè, una volta all'anno ci vuoi guardare se quegli investimenti... Sì, sento sì. Ancora alcuni Questa è che... la classica questione. Il rischio è che poi vedo tanti invece investitori con l'ottica di lungo periodo che scrivono: ma il petrodollaro è finito, cosa facciamo adesso? Ma figlio mio, guardate cosa hai in portafoglio. Cioè, magari Sì, sono sì, gli... sì, sì. O hai dei prodotti che sono inefficienti, quindi il petrodollaro è l'ultimo dei tuoi problemi, perché ci sono il 2-2,5% che ti viene tolto ogni anno dalle costi. italianissime società che ti hanno emesso questi prodotti, quindi prima di occuparti dei petrodollari, quello è più rilevante alla tua situazione personale, oppure degli ETF ben diversificati che investono in tutto il mondo e che ci sia il petrodollaro o la petrolira non gliene frega nulla a La nessuno. petrolina, la petro, ce la Eh potevamo sì, oggi mi mettere. sento patriottico, voglio... La ci petrolira. credo, ci credo. Oddio, qualche dubbio mi sta venendo, Lore, sulla lira, perché effettivamente, fortunatamente, per fortuna che l'euro dovrà proteggerti dall'inflazione, la faccia del Oh. caso, qualche dubbio mi viene. Io Vabbè, confesso di il nuovo, non per fare il dubbio. difensore dell'euro, ma lo svuoti in Polonia, no, non ha difeso per niente dall'inflazione, quindi Tu dici, non so perdevamo il se con la, doppio. per me con la lira avremmo avuto più una situazione da svuoti in Italia che da Con la lira perdevamo il euro, doppio, però però boh, se ogni questa è se, ogni ma non risultato. si fa la storia. No, è vero, effettivamente sì. Quindi questo qui è il nostro. Noi vedi che poi chiudiamo sempre così, con questa un po' di presa di uno ad un certo punto deve prendere coscienza della situazione, perché uno poi pare che uno fa questi podcast per farsi la chiacchieratella. Sì, anche quello, però noi siamo sempre qui a rimangare sul discorso, prendetevi cura delle vostre finanze personali, perché il tempo del dilettantismo è finito. Non c'è mai stato, sembrava, ma quella era una distorsione, era un metaverso, non era roba reale. Adesso si fa dura la faccenda, si fa dura, e quindi il tema della finanza personale credo che sarà un tema di rilevanza. Proprio anche occuparsi delle cose di base, diventerà proprio a livello di sopravvivenza. Una cosa, io non so come si fa, no, a trattare questo, diciamo, argomento con sufficienza. Così, dai, me ne occupo quando c'ho tempo. Quando c'ho tempo cosa? È un po' come la salute, Lore, hai capito? Eh Ma sì. me ne occupo quando c'ho tempo. Poi, dopo, guarda, dopo te fare l'analisi del sangue, dopo 15 anni che non te ne sei mai fatta, e ti trovano roba marcia. Ho capito, ma te ne sei occupato, non si può pensare. Qui è la stessa cosa, check-up, anche il discorso del check-up annuale. Vuoi vedere se sta filando tutto liscio? No, ci guardo quando c'ho tempo. Il tempo è tiranno, come si dice. Quindi noi rinnoviamo questo consiglio. Ecco, questo consiglio, seguiteci su Wikileaks, e poi adesso introdurremo Gruppo anche le Facebook, social, Wikileaks, investimenti e finanza sottoscritto. personale. Sì, ecco, così andiamo anche un po' in Ecco. chiusura podcast. Speriamo che le notizie vi siano piaciute. Per prendervi cura della vostra situazione personale a livello finanziario e non solo, venite a trovarci un po' sul gruppo, quello che diceva Paolo, Wikileaks, finanza personale, investimenti, pagina Instagram. Io pubblico qualcosa su LinkedIn, anche Luca Lixi è molto attivo su LinkedIn, il nostro fondatore. Abbiamo una newsletter a cui potete iscrivervi, il sito che adesso va velocissimo, sprinta, eccezionale, un gran lavoro dei nostri tecnici con un sacco di articoli interessanti. Insomma, venite un po' a trovarci e è un buon momento assolutamente per prendervi cura della vostra situazione finanziaria. Quando siete pronti, poi via di Plannix, il nostro prodotto che fa esattamente quello e nient'altro. Va bene, dai, per oggi direi che abbiamo parlato di qualche notizia comunque in modo interessante e speriamo che vi siano piaciute. Se avete altre notizie di cui volete un approfondimento, scriveteci a staff@xinvest.com. Da parte mia è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione e grazie a te Paolo per essere stato qui con me oggi. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti e alla prossima.